casting voci nuove per l'etichetta Teatro Formativo Dischi, Obiettivo Sanremo. L'etichetta Teatro Formativo Dischi è alla ricerca di voci nuove per un importante progetto con Obiettivo Sanremo Giovani. Teatro Formativo Dischi è una giovane etichetta romana con esperienza decennale nella produzione di album d'autore e colonne sonore cinematografiche e vanta una partecipazione in concorso ai David di Donatello 2022 per la migliore canzone originale con il brano Il Karma del Lupo. È risultata inoltre etichetta vincitrice del bando produzioni discografiche Nuovo Imaie 2022 e, a partire dal 2023, è accreditata per la presentazione di artisti a Sanremo Giovani. La ricerca è orientata principalmente a cantanti interpreti prive di precedenti esperienze discografiche e preferibilmente sotto i 29 anni, età massima per partecipare a Sanremo Giovani, anche se con età maggiori è comunque possibile creare un percorso. Costruiremo un progetto a lungo termine interamente curato dai nostri autori e produttori. Il problema della musica di oggi è che si ragiona solo a breve termine, i dischi non si vendono e lo streaming genera guadagni irrisori. Le major cercano influencer piuttosto che veri artisti e se sono veri artisti cercano comunque di piegarli ad un sistema surreale, tarpandogli le ali. Fortunatamente la tecnologia si è evoluta e oggi produrre e lanciare un disco costa molto meno. Questo ha permesso agli indipendenti di presentarsi sul mercato autonomamente con un budget che solo pochi anni fa non sarebbe bastato a registrare un piccolo demo utile solo a presentarsi alle case discografiche. Ora, con lo stesso budget, riescono a produrre e distribuirsi un disco su scala nazionale. Ma la libertà è solo apparente. Perché senza la giusta rete strategica, questo disco resterà solo una goccia nel mare sempre più grande del sottobosco indipendente. Teatro Formativo si propone di colmare questo gap. Una volta trovato l'artista giusto, intendiamo costruire con lui un percorso artistico multidisciplinare, che coinvolgerà anche il cinema, con l'inserimento all'interno di progetti cinematografici ad hoc e la presentazione a festival di caratura internazionale. Punteremo al raggiungimento dei requisiti minimi per la partecipazione a Sanremo Giovani ed il coinvolgimento di diversi media per il lancio della cantante o del cantante su scala globale. Per proporsi alle selezioni è necessario inviare una foto ed un curriculum vitae con le esperienze artistiche e tutti i contatti e una registrazione anche amatoriale della propria voce cantata alla pagina Facebook di Teatro Formativo Dischi e Film o ai contatti che leggerete qui sotto.